Ciao a tutti, per questo tutorial vi parlerò della concimazione autunnale delle nostre piante. Allora, la concimazione autunnale rispetto a quella primaverile è una cosa molto importante per le piante, quindi è una cosa che non possiamo assolutamente tralasciare. Allora, prima di cominciare vorrei farvi vedere un semplice grafico per farvi capire anche perché è così importante la concimazione autunnale. In questo grafico qua ho indicato in questo asse l'asse della crescita vegetativa. In questo asse i mesi dell'anno da gennaio a dicembre. Come vedete sono tre linee di tre colori diversi. Allora, quella azzurra indica la vegetazione, quella rossa le radici e quella nera il cambio. Cominciamo a vedere la linea rossa, quella che rappresenta le radici. Allora, le radici, come possiamo vedere da questo grafico, lavorano tutto l'anno, quindi da gennaio a dicembre, però hanno varie fasi lavorative. Vediamo che è costante fino a febbraio, poi a febbraio comincia ad alzarsi, qua diciamo che la pianta comincia a buttare fuori le foglie, fino ad arrivare qua che allunga i germogli e arrivare al punto dove ferma i germogli, quindi arriviamo circa a metà maggio più o meno, giugno, poi dipende un po' anche dalla specie. Poi chiaramente la fase estiva la pianta ha un calo, dobbiamo ricordare che su verso 35 gradi le piante si fermano, quindi non lavorano, quindi hanno un calo. Però comunque, bene o male, lavorano abbastanza ancora le radici. Poi in autunno, siccome in autunno la pianta, con l'abbassarsi delle temperature, ha una nuova fase vegetativa, riprende a lavorare più o meno fino alla metà di settembre, per poi pian piano scemare, quindi scendere fino a dicembre e tornare a un livello molto basso. Però vedendo questa linea qua capiamo che intanto la pianta va annaffiata sempre perché le radici sono sempre in continuo lavoro, quindi lavorando consumano. E poi vediamo i vari punti dove la pianta, scusate, ha bisogno di concime, quindi in questo punto, in questa fase qua, diciamo, e in questa fase qua. Vediamo adesso la linea blu, quella che rappresenta la vegetazione. Vediamo che comincia da marzo, perché da marzo chiaramente la pianta apre le gemme e quindi mette le foglie, e ha appunto un apice massimo che è verso maggio-giugno, per poi di nuovo scendere fino a ottobre, dove appunto ad autunno le foglie cadono. Adesso andiamo a vedere la linea del cambio, quindi il tronco come cresce, come aumenta di dimensioni. Anche qua parte dal suo momento in cui la pianta comincia a produrre le foglie. Perché? Perché la linfa che scorre all'interno della pianta comincia adesso proprio a lavorare maggiormente, questo è il passaggio di linfa che va dalle radici alle foglie e viceversa. Qui chiaramente al calo estivo, perché appunto con le alte temperature la pianta si ferma, quindi lavora un po' di meno, poi riprende in autunno, quindi qua c'è quella seconda fase vegetativa autunnale, per poi scendere a dicembre. Ora, perché è importante la concimazione in questo periodo qua, quindi alla fine di agosto? Siamo più o meno in questa zona qua, quando adesso la pianta dovrebbe cominciare di nuovo a produrre del fogliame, quindi a vegetare di nuovo, e sarà l'ultima vegetazione. Perché in questa fase qua la pianta immagazzina all'interno delle radici le sostanze che gli serviranno per produrre le gemme e chiaramente per aprire le gemme, quindi a marzo. Quindi la concimazione che facciamo noi adesso è quella che dà la possibilità alla pianta di aprire le gemme in primavera. Chiaramente la pianta in primavera non ha foglie e non avendo foglie non può produrre energia, quindi deve avere per forza bisogno dell'energia accumulata in autunno. Quindi per questo è importante non tralasciare la concimazione in questa fase qua. Invece la concimazione primaverile che ne facciamo, che la facciamo più o meno verso metà aprile, quindi in questo periodo qua, quando ormai le cacciate sono già allungate, è una concimazione che tra virgolette potremmo anche tralasciare. Chiaramente fatto eccezione per certe specie che consumano più energia delle altre, tipo quelle da fiore e da frutto, come abbiamo visto in primavera. Però potremmo tralasciarla perché la pianta in questa fase qua ha già prodotto le foglie, quindi con le foglie è più facile che la pianta riesca a trarre energia. Spero che con il grafico abbiate capito meglio perché è molto importante la concimazione autunnale. Allora, visto il grafico capiamo anche che nella concimazione autunnale dobbiamo usare più concime rispetto a quella primaverile. In questo periodo dobbiamo tener conto che ci sono anche certe specie che è meglio non concimare, che sono quelle che hanno avuto problemi durante l'anno, quindi sono le piante che magari hanno avuto colpi di secco, quindi che hanno bruciato le foglie, buona parte delle foglie le hanno perse. Quelle che magari hanno avuto problemi di marciume radicale,
che chiaramente sono state curate, però adesso portano ancora sui segni, quindi anche loro mancano parte di foglie. Quelle che hanno avuto attacchi di parassiti o di funghi, quindi anche queste che portano appunto su fogliame i danni dovuti a questi problemi. Allora, perché non concimare queste foglie? Se ben ricordate, nel ciliegio che vi ho fatto vedere, che aveva subito il colpo di secco, le gemme le aveva già pronte. Quindi diciamo che la pianta ha già prodotto le sue gemme ed è già a posto. Quindi vuol dire che la pianta sta bene per il prossimo anno, per la prossima primavera, è già pronta a vegetare nuovamente. Quando andiamo a concimare le piante possiamo anche vedere il loro stato di salute. Questa è quella azalea, quella piccolina che vi ho fatto vedere durante l'anno. Vediamo che sta molto bene, ha già pronti i boccioli per il prossimo anno per i fiori, quindi sta benissimo. In certi punti vediamo che ha potuto produrre ancora, quindi come qua abbiamo 3 linee, aspettiamo ancora un po' per tagliarle. Questa qua è una pianta piccola, quindi diciamo che la concimazione fatta bene su questa pianta qua è anche difficoltosa. Ora, approfittando appunto della concimazione, andiamo a vedere intanto che il terreno sia pulito, quindi toglie le eventuali erbacce che sono sul terreno. Allora, quanto concimare? Se ben ricordavate, io ho messo solo un granello di concime all'interno della gabbietta, questa volta ne metteremo due. Ok, questa pianta qua è pronta. Speriamo chiaramente di evitare di danneggiare i vari rametti. Quindi questo qua è un segnale che il prossimo anno questa pianta qua andremo a rinvasarla. Qui abbiamo il nostro carpino, come vediamo ha vegetato molto bene, ha qualche cacciata un po' troppo lunga, però per il momento non ci dà fastidio, nel senso che con la potatura autunnale, con la primaverile, riusciremo ancora un po' a compattare la pianta, anche perché sono contento che ha vegetato parecchio all'interno. Anche qui sul discorso, andiamo prima a pulire il terreno da eventuali erbe cresciute all'interno appunto sulla superficie della terra. Anche qui sempre 2 palline nella gabbia e andiamo a concimare, quindi mettiamo 3 e la pianta a posto. Questo, se ricordate, là ce l'abbiamo rivasato questa primavera, come vediamo sta bene anche questa pianta qua, non ha problemi. Vediamo che sullo sfagno, sì, sulla superficie del terreno lo sfagno sta cominciando a produrre il muschio. Vediamo che pian piano il muschio comincia a formarsi proprio sul terreno. Metteremo 4 gabbiette, sempre con 2 grani di concime per gabbietta. Ok, anche là ce l'ha a posto. Allora, vediamo le prime 3 piante concimate. Allora, la differenza principale di queste 3 piante qua è la forma del vaso. Abbiamo un vaso molto piccolo, uno leggermente più grande, uno diciamo di una media grandezza. Allora, come vediamo, più grande il vaso, più zone bisogna mettere le concime, in modo che tutte le radici riescano ad assorbire più concime possibile, appunto, per accumularlo per il prossimo anno. Allora, queste 2 specie qua sono specie appunto che le teniamo solo per il fogliame, per la ramificazione, quindi diciamo che più di tanto non abbiamo problemi. Allora, questa qua invece che è da fiore, in proporzione alle altre ha molto concime, però appunto perché è da fiore, ha già le gemme pronte e sappiamo che la fioritura è uno dispendio veramente grande per la pianta, dobbiamo leggermente aumentare la quantità di concime. Quindi anche con la concimazione bisogna tener conto di molti fattori. Ok, per quello che riguarda la concimazione, il video finisce qua, chiaramente trattato con concime organico, che è quello che uso io solitamente. Se invece dobbiamo trattare le piante con concime chimico, vi consiglio di aspettare ancora una decina di giorni, quindi andiamo verso i primi di settembre. Spero che anche il grafico sia stato chiaro, chiaramente è una cosa indicativa, nel senso che se andiamo a vedere ogni singola pianta si differenzia leggermente, però globalizzando un po' tutto quanto le piante, il loro andamento è quello. Va bene, anche per questa volta è tutto, ci vediamo, ciao!